Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono MrGiocco97 e benvenuti proprio su un nuovo video su come installare, come installare la versione iOS 7.0 sul vostro iPhone. Allora, vi dico subito i pro e i contro, diciamo, prima di installarla. Vi dico subito che una cosa contro è che non è una pratica del tutto legale, per il semplice motivo che la vera pratica legale sarebbe comprare l'account sviluppatore, che costerebbe 90 do 99 dollari all'anno per ottenere, cioè per avere questa versione qua legalmente. Comunque vi mostrerò un modo per scaricare del tutto gratis e senza difficoltà. Un altro contro è che essendo una beta può presentare degli errori e quindi potrebbe magari funzionare male, non magari, potrebbe esserci qualche piccolo errorino, qualche rallentamento, così non è perfetta. I pro ci sono, è veramente nuova e innovativa, avete visto tutte le novità nell'altro video e niente, praticamente ragazzi, dovete solamente stare attenti voi e scegliere cosa volete fare veramente. Una cosa vi consiglio, fatevi un bel backup se volete aggiornare il telefono all'iOS 7, fatevi prima un bel backup in modo che se non vi piace qualcosa, non avete problemi di qualsiasi tipo, bah, tac, ripristinate l'iPhone e siete a posto e col backup vecchio siete a posto. Comunque, anche se durante la procedura pensate di perdere tutte le applicazioni, basterà comunque, sì, si potrà comunque benissimo riaverle tutte, cioè non ci saranno problemi. E allora, iniziamo subito con la procedura. Scusate, la prima cosa da fare sarà, guardare la versione giusta da scaricare. Vi lascio qua, vi carico, cioè vi metto in descrizione un documento di testo con su tutte le versioni e tutto. Ragazzi, vi dico subito che il documento di testo non è mio. L'ho preso da un altro canale di uno youtuber, vedete questo qua, da Mr. Leopold. Dico subito che è suo, non dico che è mio. Perché siccome avevo trovato alcuni siti, però c'erano tutte le pubblicità, tutte le scritte, così non ci voglio stare lì a perdere tempo. Ho detto, questo qua è fatto perfettamente. Ringrazio anche mi si chiama lo youtuber che ha fatto questo video qua, che ho preso lo spunto da lui. Io l'avevo fatto prima l'upgrade da iOS 7, però comunque ho visto che l'ha fatto anche lui, l'ho seguito. Comunque, vabbè, dicevo, lasciamo stare le cazzate. Ringrazio questo youtuber qua per questo file qui. Dicevo, ragazzi, allora, prima di tutto, vedete qua, ci sono tutte le versioni da scaricare. No, scusate, tutte, allora, le cose necessarie. La prima cosa necessaria sarà avere iOS 6.14 oppure 6.13 per gli altri. Se uno non vuole scaricarlo con questi link qua, potrà benissimo fare in un modo del genere, ovvero ripristinando l'iPhone lo scaricherai tu, ma ne parleremo dopo. Quello che vi servirà sarà iOS 7. Vedete che qua ci sono più file. Come sapere se il vostro file è questo qui? Come sapere qual è il vostro file giusto? Allora, prima di tutto, se avete un iPhone 4 o un iPhone 5 sarà il vostro problema saperlo. Se avete un iPhone 4S o un iPod di quinta generazione non servirà perché c'è un link solo. Qua sono un link, questi qua ragazzi sono link dello stesso tipo, uno è torrent e l'altro è normale, vedete? Come sapere? Bisognerà usare un programma chiamato Resno, che è quello che si usa anche per fare il jailbreak. Vi faccio subito vedere come si fa. Ok ragazzi, dicevo, si può essere conosciuto il modello con questo programma qua, Resno, che è quello usato per fare il jailbreak, dicevo. Una volta fatto, bisognerà collegare il vostro telefono, vedete? In questo caso, vedete, sì, connesso iPhone di Alberto. Bisogna andare su Extras, Even More, Identify. Vedete, adesso un attimo lui troverà tutte le vostre, i vostri, come si chiama, i vostri dati del telefono, modello e tutto. Andate in fondo, scrollate fino in fondo, poi dovete andare a cercare Product Type, vedete questo qui? Guardate, no, affanculo. Dicevo, questo qui, vedete? Madonna, Product Type, ok? Seguire, ho iPhone 5.2 io. Quindi chiudete pure, ho detto, chiudete pure, ok? Chiudete pure e andate a cercare il vostro tipo, quindi 5.1, 5.2 dovrò scaricare questo qui. Lo scaricate e una volta scaricato lo mettete sul desktop e potete farlo tranquillamente. Dicevo, lì sono tutti i link possibili che vi serviranno. Allora, adesso vi faccio vedere subito, un attimo. No, io ho messo sul mio disco, l'ho messo io.
Li ho tutti e due perché ho scaricato prima l'1 e poi il 2, non sapevo qual era all'inizio e niente. Dopodiché bisognerà andare su iTunes, arriverà la parte di iTunes. Allora, per mettere questa cosa qua ci sono due metodi. Ho sentito alcuni, cioè ho visto alcuni utenti su internet che si diceva che bastava fare l'aggiornamento. Io non essendo sicuro di questa cosa qua, non volendo star lì a riprovare tutto e rifarlo, ho deciso di farla la vecchia maniera che era più sicura, cioè quella certificata, nel senso che funziona bene. Zara di merda. Quella funziona bene. Ovvero, andiamo su Ripristina iPhone. Cliccando su Ripristina iPhone. Perché trovo il mio iPhone. Ecco ragazzi, perfettamente. Trovo il mio iPhone è attivo. Come fate voi a disattivare e trovo il mio iPhone? Basterà andare sotto impostazioni generali. Impostazioni generali. No, scusate, non lascia stare. Impostazioni iCloud. Adesso non so se si vede, ragazzi, perché mi sa che si vedrà un po' sfocato. Cioè, sfocato tutto bianco. Andate su Trova il mio iPhone, che è l'ultima in fondo, e disattivate questa spunta. Vi chiederà di mettere la password dell'ID Apple, voi la mettete tranquillamente, sto mettendo anche io adesso. Disattiva, e ha disattivato Trova il mio iPhone. Adesso dovete cliccare su Ripristina iPhone. Esatto, vedete, dice di non effettuare, io non effettuo il backup, se non mi interessa, non voglio farlo. Ripristina. Giusto, perché non trova. Ok, niente, scusate ragazzi, avete ragione voi, scusate. Dovete, prima di tutto, scaricarvi anche l'iOS 6.14 per l'iPhone 5 e 6.13 per gli altri iOS, per gli altri telefoni, cioè per tutti gli altri iPhone. E niente, ragazzi, una volta scaricato questo qua, lo metterete anche voi sul desktop, dove volete voi, basterà cliccare col tasto Alt. Faccio vedere Alt, questo qui. Basta cliccare con questo tasto qui, Alt, tenendo premuto e cliccando normalmente col tasto sinistro su Ripristina iPhone. Lui andrà, vedrà che ci sono. Voi dovete scegliere il vostro file, in questo caso non il 7.0, ma il 6.14 o 6.13. E lui ripristinerà il telefono così. Una volta ripristinato, dovrete configurarlo come telefono nuovo. Se no, ragazzi, un minimo errore potrebbe essere fatale per l'operazione. Come telefono nuovo. Tranquilli, poi anche se l'ha ripristinato con il backup potrete rimettere tutte le applicazioni anche con iOS 7, come avete visto nel mio video prima. Una volta fatto questo, configurato come nuovo, quando ci sarà ancora la schermata iniziale perfetta, con scritto hello, quello che hai preso scritto hello, ciao, così senza fare niente, o new, non mi ricordo più cosa c'è scritto all'inizio, con la schermata standard iniziale. Voi dovete fare la stessa cosa premendo Alt e verifica aggiornamenti. Scegliete il vostro software dell'iPhone che vi interessa a voi. E lui ripristinerà l'iPhone un'altra volta, ma ripristinerà velocissimo, si metterà molto meno, sarà tipo aggiornandolo normalmente. Aggiornerà l'iPhone sul software iOS 7. Una volta questo, potrete benissimo e subito iniziare a usare il vostro iOS 7. Bene ragazzi, io direi che anche per questo video è tutto, spero vi sia stato utile e noi ci vediamo quindi ad un prossimo video, scrivete pure nei commenti se non capite qualcosa, io sono disponibilissimo a rispondere tranne alle domande ripetute più volte, quindi ripeto, se nei commenti, allora prima di tutto se non vi funziona una cosa riguardate bene il video perché probabilmente magari è già spiegato nel video, se non trovate la risposta nel video tranquillamente scrivete. Però, se la vostra domanda compare già nei commenti o è stupida, perché nel senso molte volte mi chiedono domande stupide che sono facilissime da bambini dell'elementare risolverle, che non hanno magari neanche tanto senso, non risponderò. Quindi se è stupido o già ripetuta, non risponderò. Risponderò alle domande giuste, ok? Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, quindi da Mr. Fioccolo 7 un saluto, bella ragazzi, ciao ciao.